Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere ancora stato denunciato da Nintendo, ma manca poco. Questo sarà un video ricchissimo di informazioni, emozioni e basta, mi sembra già abbastanza. C'è tantissimo da dire, quindi non c'è tempo da perdere, ma prima di tutto un grazie gigantesco a Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video e soprattutto un grazie di cuore a voi per aver fatto tre semplici cose. Mi avete supportato, mi avete sopportato, ma soprattutto mi avete dato i soldi. Bravi! Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Mancava ormai da un bel po', ma inesorabile, come un fulmine a ciel sereno, torna l'angolo della poracciata. Fino a domani potrete scaricare gratuitamente su Epic Game Store The Spirit and the Mouse, che poi sarà sostituito da Bear and Breakfast. Vi devo dire, il Topino Simulator sembra delizioso, soprattutto perché è gratis. A proposito, visto che siamo entrati di prepotenza dentro ottobre, proprio di testa, e spero che nessuno di voi si sia fatto male, vi ricordo che è partito il giveaway del mese su Instant Gaming, che permetterà a un fortunato vincitore di portarsi a casa gratuitamente un titolo di suo gradimento preso dal catalogo del sito. Partecipare non costa nulla, basta farsi un account gratuito su Instant Gaming e poi niente, incrociate le dita. In bocca al cubo a tutti quanti e mentre aspettate di scoprire chi sarà il vincitore di questo mese, mi raccomando, fatevi un giro su Instant Gaming per scoprire le offerte del momento, i prezzi sono ottimi. Nintendo è completamente impazzita e non mi riferisco alle sue avventure legali, di quelle parleremo dopo, quanto piuttosto alla sua decisione di rendere il 2 ottobre l'F-Zero Day. Insomma, quando pensavamo che questa serie fosse nuovamente finita nel dimenticatoio, ecco che si riaccende la speranza di vedere prima o poi un nuovo capitolo della serie o quantomeno una dannatissima remaster del capolavoro conosciuto come F-Zero GX. Non solo è arrivato dal nulla un aggiornamento corposissimo per F-Zero 99 che aggiunge anche della roba che fino ad ora era rimasta esclusiva del Satellaview, si parla di roba veramente oscura, ma inoltre è stato annunciato che dall'11 ottobre arriveranno sul Game Boy Advance dell'NSO F-Zero GP Legend e F-Zero Climax o Climax, tanto come lo dico, non beva bene. Si tratta di due titoli importantissimi non solo perché hanno segnato la chiusura della serie per quasi 20 anni, ma perché poi erano legati anche a un anime completamente fuori di testa. Inoltre aggiungeteci pure che fino ad oggi Climax era rimasto esclusiva del Giappone e recuperare una copia per Game Boy Advance, anzi solo pensare di recuperare una copia di questo gioco, vi costa più di quanto sareste disposti a spenderci sopra. Insomma, si tratta di un aggiornamento fenomenale e tutti pronti l'11 ottobre a tirare un Falcon Punch che distruggerà la galassia intera. Vi aspetto. Mese altrettanto interessante anche per il Game Pass, però attenzione, vi ricordo che ormai il servizio è diviso in tier ben distinti e essere abbonati al Game Pass standard non vi garantirà la possibilità di provare titoli come Inscription e Sifu, che tra l'altro vi consiglio di giocare. Comunque, nel caso ricordatevi che l'Ultimate è diventato il nuovo standard. Da ieri invece sono disponibili i giochi del PlayStation Plus Essential. Magari i fan del wrestling saranno felicissimi di ritrovarsi WWE 2K24, ma per me la vera star è il remake di Dead Space. Vi dirò, mi intriga anche Doki Doki eccetera eccetera. Se solo avessi il tempo, questi me li giocherei molto volentieri. Ma dove si trova il tempo? Purtroppo la risposta non la so e mentre il backlog diventa sempre più ingombrante, ecco che dal Giappone arrivano le prime recensioni di Metaphor, Re Fantazio e Silent Hill 2 Remake. Il video sui perfect score di Famitsu l'avete visto in pochissimi, ma i pochi eletti che lo hanno fatto sapranno che la rivista non è proprio una fonte di attendibilità, quindi prendete i pareri espressi dalla massima autorità videoludica giapponese proprio con le pinze. Fantazio si è preso un ricchissimo 37 su 40 con 3, 9 e un 10 e si parla di un gioco praticamente identico alla serie di Persona, ma questo è un pregio, non è un difetto, che ovviamente è anche estremamente cool. Mentre il remake di Silent Hill si becca un altrettanto onorevole 35 su 40 con un 8 e 3 9. Dai che forse sotto sotto Bluebird Team ce l'ha fatta. Forse. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otogi Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito, per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otogi Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otogi, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otogi sa il fatto suo,
suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Ragazzi, ora si parla di emulazione e il mio legale mi ha consigliato di non mostrare nulla a schermo. Siccome in questo periodo Nintendo è molto agguerrita, prendete la prossima parte del TG Poro come un podcast a tutti gli effetti, perché vi mostrerò sostanzialmente immagini totalmente sconnesse da quello di cui vi parlerò e niente, vedrete a schermo i giochi che sto giocando in questo periodo. Non voglio prendermi il rischio di finire sotto il mirino dei ninja di Nintendo. Se siamo capiti. Bene, cosa dicevamo? Ah sì, che la lotta di Nintendo contro l'emulazione continua senza sosta. Il 2024 è stato un anno di grandi battaglie legali che hanno portato, lo scorso maggio, alla chiusura del progetto Yuzu, l'emulatore Nintendo Switch più diffuso in assoluto. Questo terremoto nella scena del hacking e dell'emulazione aveva fatto sì che tanti progetti collaterali venissero abbandonati per timore di incappare nello stesso destino di Yuzu, ma le alternative non erano certo finite. Ma proprio qualche giorno fa anche Ryujinx, l'alternativa più popolare, è caduto. A diffondere pubblicamente la notizia è stato il dataminer Hotmail Dome, che ha condiviso su Twitter un messaggio rilasciato dallo sviluppatore Periperi nel server Discord dell'emulatore. Nel messaggio viene detto che GK Chan, un altro degli sviluppatori principali, è stato contattato da Nintendo per smettere di lavorare sul progetto, rimuovere l'organizzazione e tutti gli asset di cui era responsabile. Si parla di un accordo proposto da Nintendo che immagino sia stato più o meno: se chiudi tutto, non ti denunciamo e non ti rompiamo il culo. Non penso che nessuno tra gli sviluppatori indipendenti, se così vogliamo chiamarli, abbia né la voglia né le possibilità economiche di entrare in una battaglia legale con Nintendo. Proprio per questo il gruppo è stato smantellato in un nanosecondo e sono state tirate giù le directory GitHub da cui era possibile scaricare Ryujinx, terminando così il supporto all'emulazione e facendo sparire nel nulla uno dei più grandi punti di riferimento della scena. Ovviamente le alternative si troveranno sempre e non c'è mai nulla di definitivo sull'internet, basta saper cercare, però questi sono segnali importanti e non ignorabili. Se questo è il clima, e anche progetti open source, il cui scopo primario non è quello di lucrarci sopra direttamente, possono procurare guai legali ai suoi creatori, sempre meno realtà del genere vedranno la luce. E vi devo dire, su questa cosa dell'emulazione Switch non riesco a schierarmi fermamente né da una parte né dall'altra, anche perché possono esserci sì dei casi di utilizzo di emulatori che secondo me non provocano un danno diretto a Nintendo, però poi parliamoci chiaro, la maggior parte di chi utilizza l'emulazione Switch lo fa per non comprare i giochi che sono attualmente in commercio. Insomma, è un argomento molto complesso e mi piacerebbe discuterne in modo più approfondito domani in live con voi su Twitch. Però intanto aggiungo un altro tassello che di sicuro farà dibattere ancora di più. Nintendo infatti non si è limitata a mettere pressione al collettivo dietro a Ryujinx, ma a quanto pare si è scagliata anche contro un noto content creator, Retro Game Corps, famoso su YouTube per portare recensioni di retro console pensate per l'emulazione. Russ, il proprietario dell'account, ha fatto sapere su Twitter di aver ricevuto un copyright strike che gli ha tirato giù un video dove parlava dell'emulazione su Wii U. Reclami del genere hanno un peso specifico molto elevato perché dopo il terzo strike arriva la chiusura del canale e Retro Game Corps con questo ne ha già collezionati due, entrambi provenienti da Nintendo. Ora, il primo, probabilmente quello che ha attirato l'attenzione della grande N, era relativo a un video dove si testava in modo approfondito e si recensiva la MIG Switch, la periferica pensata per avviare delle copie dei giochi Switch senza bisogno delle cartucce originali. Se una reazione del genere è abbastanza comprensibile, lascia molto più interdetti la decisione di avvalersi dello strike su questo secondo video, che era incentrato su una console ormai fuori dal commercio, il cui store digitale è anche stato chiuso, e quindi si tratta a tutti gli effetti di un hardware che non frutta nulla di nulla a Nintendo. Però appunto ci muoviamo sempre su un territorio molto incerto, in un ambito in cui se Nintendo decide di agire può mettere in crisi le attività ritenute altrimenti innocue. Per Retro Game Corps una situazione del genere significa quantomeno riprogettare interamente il contenuto delle sue recensioni e ciò che viene mostrato in video. Immagino che però potenzialmente tutti i prodotti Umbernic, Paukidi, Miyu e compagnia bella, soprattutto quelli che ti arrivano con sopra migliaia di ROM,
siano dei prodotti borderline, di cui forse è rischioso parlare? Non lo so, però per dirvi, io ho fatto un paio di recensioni del genere sul canale, ma ho smesso praticamente subito, non tanto per paura di ritorsioni legali, quanto piuttosto perché tutte queste retro console mi sembrano uguali, così come poi i video che ne escono fuori. Però insomma si tratta di una tipologia di video diffusissima a livello internazionale. Siamo sicuri che si potrà continuare ancora a lungo a fare video del genere senza problemi? Dai, ne parliamo per bene nei commenti e anche domani in live. Sono curioso di sapere la vostra. E questo braccio è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo con il prossimo video, che arriverà quando arriverà, di sicuro domani in live. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto emulate, nerdate duro. Io sono il Poro Ryu, Michele Jinx. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Oddio, vai, vai, vai.